birra dell'Elba, bionda, rossa, scura, doppio malto o aromatizzata. Birra dell'Elba, vieni a provarla. Giampiero Sammurri potrebbe essere il nuovo presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, proprio mentre lo stesso parco si appresta ad accogliere il commissario Massimo Avancini, arriva la notizia. Ministro e Regione sono d'accordo sull'uomo che dovrà guidare il parco. Si tratta, come detto, di Giampiero Sammurri, un nome conosciuto nell'ambiente, anche se sconosciuto alla gran parte degli elbani. Intanto mi fa piacere che dica potrebbe, perché ho visto che altri suoi colleghi si sono lanciati, diciamo, in altre elucubrazioni. Insomma, ora siamo in una fase ancora preventiva, perché insomma si deve seguire un certo iter, anche se questa possibilità c'è. Se si realizzerà ne sarò contento sicuramente, perché è un incarico molto prestigioso per un parco importante nel panorama italiano. Sammurri ha 58 anni, è stato vicepresidente della provincia di Grosseto con delega ad ambiente, caccia e pesca, poi è stato per 12 anni al vertice del Parco regionale della Maremma. La sua carriera in campo ambientale è piena di incarichi importanti, fino al Consiglio nazionale e poi al vertice della Federazione Italiana Parchi e Riserve. A coronamento di questa carriera è stato il primo italiano a far parte del direttivo di Europark Federation, l'organismo continentale che sovrintende alla gestione di tutte le aree protette d'Europa. Si è saputo della sua scelta solo domenica mattina, a poche ore dall'ultimo auspicio del presidente facente funzione Angelo Banfi, che ancora sabato chiedeva espressamente la designazione di un uomo dell'arcipelago. Ma pare che lo abbia voluto proprio il ministro, Corrado Clini, e che la regione sarà ben felice di dare parere favorevole. Si dice che Sammurri sia un uomo di sinistra, iscritto al PD, ma che piace a tanti anche nel centrodestra. Ma per qualcun altro è un altro presidente imposto dall'alto, cosa che non sembra spaventare Sammurri. Io sono reduce ora da 12 anni di presidente del Parco della Maremma, dove quando ho cominciato c'era una situazione di grande conflittualità. Ricordo che 2 mesi prima io diventassi presidente del Parco della Maremma c'erano 100 trattori in piazza Grosseto a protestare contro il parco, quindi diciamo sono abituato a situazioni che partono conflittuali. Del resto, ecco, io non credo di essere un alieno, nel senso che insomma, se non mi sbaglio, Grosseto fa parte del parco dell'arcipelago toscano con l'isola del Giglio e Cernusa, insomma, quindi mi pare che insomma sono uno del territorio, non sono un alieno, quindi insomma credo che di conoscere abbastanza la realtà, anche se la devo conoscere meglio naturalmente. Queste le priorità del professor Sammurri qualora diventasse presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano. Allora, la prima priorità è quella di studiare e di capire, perché insomma è presuntuoso, anche se ho una lunga esperienza di gestione di parchi, insomma anche presidente nazionale di Federparchi eccetera, però è presuntuoso arrivare in una realtà che si conosce bene ma non benissimo ovviamente, e avere subito le ricette. Quindi la prima fase sicuramente sarebbe dedicata a capire come stanno le cose, a parlare con le persone, a sentire quali sono i punti di vista il più possibile, insomma, ecco, territorio ovviamente partendo dalle amministrazioni locali, dai sindaci, dalle associazioni, ma non solo, insomma, cioè cercare di entrare dentro la mentalità e capire quali sono le esigenze. Quindi dopo che uno poi ha capito un po' meglio dove si trova, allora si può cominciare a dire cosa si deve fare, cioè arrivare a dirlo subito, insomma, mi sembra molto presuntuoso.